siamo con Cuccaro, il difensore dell'Atletico Napoli, giocatore anche di un gol. Cuccaro, sul punteggio di 2-2, cosa bisogna fare per portare a casa questi tre punti? Ma credo la partita è molto equilibrata, sono due belle squadre e forse qualche episodio cambierà le sorti della partita, solo questo. Lo spero per voi, in bocca al lupo. Secondo tempo. Siamo da qualche elemento dell'Atletico Madrid. 77. Cognome? Rocco. Rocco, un buon primo tempo per voi, squadra abbastanza equilibrate. Partita però molto equilibrata. Sì, cosa dobbiamo fare per portare a casa questi tre punti? Giocare fino all'ultimo minuto, non è facile. Va bene, io vi auguro un buon secondo tempo, a dopo. Prego. Ciao ragazzi. Fino alla settima giornata Summer Cup, dove abbiamo visto affrontarsi Atletico Madrid contro Atletico Napoli. Partiamo prima da Cuccaro, purtroppo una sconfitta è arrivata nel finale, veramente un peccato perché avete giocato secondo me veramente una buona partita. Cosa vi è mancato per portare a casa almeno un pareggio? Non credo che sia mancato qualcosa, alla fine è stata decisa da episodi, soprattutto solo nel finale, che comunque è stata una partita molto equilibrata, dimostra anche il migliore in campo il portiere, ha fatto delle ottime parate e poi loro hanno segnato i gol di vantaggio e noi siamo calati del tutto. Secondo me voi non meritavate la sconfitta, purtroppo però il pallone è così, quando capita è tremendo. Ci sta. Si va avanti. Spero che nelle prossime partite riuscirete a giocare bene come avete giocato anche oggi, sperando di portare a casa almeno un punto, magari tre. Sicuramente. Va bene, grazie mille. Volete dedicare a qualcuno questa... Alla squadra, alle prossime partite. Siamo qui invece con il portiere Rebatti, autore di parate secondo me sensazionali. Veramente sull'ultima azione ha fatto una parata sensazionale e poi da quell'azione è scaturito il gol di Iannuzzi. Rebatti, avete giocato un buon primo tempo, grande intensità, però secondo il mio parere un pochino in difesa dovevate migliorare qualcosa. Sì, purtroppo non è venuto un nostro compagno che era proprio il leader dietro, quindi è stata anche un'ottima partita. I complimenti vanno ai miei amici che ci hanno creduto nonostante siamo andati sotto di un gol. Sì, sicuramente avete giocato una buona partita, specialmente il secondo tempo dove siete riusciti a prendere maggiormente gamba, avete messo sotto d'occhio gli avversari e anche questo diciamo ha contribuito alla vostra vittoria. Poi vabbè, tu hai fatto i miracoli e questo ha contribuito ancora di più. La squadra avversaria all'ultimo non c'era, è venuto un po' quindi ne abbiamo approfittato noi che eravamo ancora in gamba. Avete approfittato alla grande e avete portato a casa questa vittoria, secondo me importantissima. Io ti ringrazio per la tua performance, le tue splendide parate. Vuoi dedicare a qualcuno? Vuoi dedicare a tutta la squadra, all'impegno della squadra, al presidente Gazzetta. Ovviamente la medaglia di MVP, te la sei meritata. Sì, grazie. Un saluto a tutti dall'SK e dal nostro portiere Rebatti.